Ciao, oggi vorrei parlarti del conflitto che tu magari hai sperimentato tante volte nella tua vita. Allora, come prima cosa è importante che tu sappia, e magari lo sai già, che tutte le persone che ci circondano sono semplicemente ed esclusivamente i nostri specchi. Che cosa vuol dire questo? Semplicemente vuol dire che tutte le persone attorno a te ti stanno mostrando qualcosa di te e a volte questo qualcosa non ti piace e questo crea un conflitto. La stessa cosa fai tu per tutti gli altri. Ti sarà già anche capitato, magari se conoscevi la legge dello specchio, di dire no, ma io con quella persona non ho proprio niente a che fare, siamo due persone completamente diverse e non sono uguale a quella persona lì. Lo specchio non vuol dire questo. Vuol dire più che altro che le altre persone a volte ci mostrano qualcosa che noi reprimiamo, che non ci permettiamo di esprimere, di vivere. E quindi se magari dentro di te c'è nascosta dell'arroganza e tu la reprimi perché ti è stato insegnato che essere arroganti non è una buona cosa. Allora, quando tu incontrerai qualcuno che ha questa caratteristica e si permette di esprimerla, allora ti starà letteralmente sulle scatole. Guarda, prima di tutto vorrei dirti questo: ricordati che in ogni caratteristica apparentemente negativa, si nasconde una grande risorsa, come prima cosa. E quindi, se tu ti permetti di accogliere tutte quelle parti di te, anche quelle che non ti piacciono, vedrai che avrai modo di scoprire quali sono le risorse che in realtà queste caratteristiche apparentemente negative, oppure quelle che tu puoi arrivare a chiamare difetti, nascondono. Quindi, ora facciamo un bel esercizio, se hai piacere. Ti chiedo di chiudere gli occhi, di fare un bel respiro profondo e di lasciare andare. Semplicemente rilassati e ascolta il tuo respiro. Connettiti con te stesso e permettiti di ascoltare il tuo respiro, il tuo corpo che respira. Ascolta e ora vediti in una stanza tutta vuota e attorno a te ci sono tantissime persone. Tutte queste persone che sono attorno a te, quasi direi come formare un cerchio, sono persone che conosci, alcuni sono i tuoi familiari, magari qualcuno potrebbe essere il tuo compagno, la tua compagna, marito, moglie, altri magari sono semplicemente dei conoscenti, delle persone che puoi incontrare. Ebbene, prova a rilevare di alcune di queste persone quali sono quelle caratteristiche che magari non ti fanno sentire a tuo agio, che magari ti fanno sentire a disagio, addirittura ti fanno sentire un conflitto. Magari ce n'è una, magari ce n'è più di una per ogni persona. Ebbene, immaginati che tutte queste persone hanno qualcosa di te, qualcosa che fa parte delle tue caratteristiche e che inconsciamente stanno cercando di mostrarti. Immaginati che tutti loro improvvisamente diventano degli specchi. Tutti loro diventano degli specchi. E tu continui a vedere quelle caratteristiche, quei difetti, quelle particolarità che non ti vanno tanto a genio. Ed essendo loro degli specchi, sei obbligato a riconoscere che qualcosa
in quella caratteristica che ti dà così fastidio ti appartiene. Presente quel gioco che magari facevi quando eri bambino o bambina? Specchio riflesso? Ebbene, aveva un gran senso perché tu dicevi qualcosa a qualcuno e quella persona, quel bambino, ti diceva specchio riflesso. Esattamente quello. Ma guarda quella persona che ha quel comportamento, ha quella caratteristica. Ebbene, ti sta dicendo qualcosa di te. Ti sta dicendo che tu magari hai quella caratteristica e non ti stai permettendo di esprimerla. Quindi, quello che ti suggerisco di fare dopo aver preso in esame alcune di queste caratteristiche che ti davano così tanto fastidio nelle persone attorno a te, semplicemente apriti a ricevere questa consapevolezza. Tutto ciò che ti dà fastidio nelle altre persone in qualche modo risuona con te. Magari con una paura di essere così, magari con una caratteristica che sei riuscito più o meno a stemperare o a reprimere, dipende. E ripeti a te stesso: io accolgo quello che sono. Accolgo quello che sono e qualunque cosa io sia, mi permetto di partire da questo livello per esprimere il meglio di me e la mia parte più divina, per esprimere la mia parte più luminosa e divina, accolgo quello che sono ora, lo accetto e scelgo semplicemente in tutta umiltà di comprendere che tutto ciò che mi infastidisce in qualche modo ha una risonanza con me. Lascio andare questo turbamento, questo fastidio e lo invio alla fonte, dove la fonte invia un fascio di luce a trasformare questo tuo fastidio nella capacità di accogliere te stesso. È l'amore incondizionato che tu puoi ricevere dalla fonte e imparare a dare te stesso. Perché quando sei un giudice così severo nei confronti degli altri, è una cosa abbastanza normale per un essere umano, in realtà è perché sei anche un giudice molto severo nei tuoi confronti. E quindi lascia che la fonte trasformi ciò che è importante trasformare. Fai un bel respiro e lascia andare. Bene, il campo di trasformazione è attivo e sta cambiando questa energia proprio per te. Fai ancora qualche respiro e ricordati. Quando ti capiterà, perché ti capiterà ancora tante volte, quando ti capiterà di trovarti di fronte a qualcuno che in qualche modo ti infastidisce, chiediti cosa mi sta facendo vedere di me? Cos'è che non voglio accettare in me? Qual è la paura che mi restituisce questo comportamento? Molto bene, pensa quanta pace puoi arrivare a provare facendo questo piccolissimo cambiamento nella tua vita. Fai un bel respiro e puoi tornare nel qui ed ora. Molto bene. Bene, è stata un po' lunga la meditazione di oggi, il lavoro di oggi. Lunga, oddio, 9 minuti e mezzo. Comunque, mi auguro che ti sia utile. È arrivata proprio oggi. Probabilmente perché per molte delle persone che mi stanno seguendo questo è il momento giusto per fare questo tipo di lavoro. E quindi ti suggerisco di usarla semplicemente facendoti questa domanda come ti è stato suggerito
immaginandoti proprio l'altra persona come uno specchio. Tutte le volte che si presenta l'occasione di incontrare qualcuno che ci fa vedere qualche comportamento che proprio non ci piace, qual è la cosa migliore proprio per poter diventare più amorevoli, soprattutto con noi stessi, quindi più amorevole con te. Ti saluto e ti auguro una bellissima, bellissima serata. Ciao, a presto!